Riparte a Pesaro la campagna di prevenzione e protezione contro la zanzara tigre promossa da farmacie comunali, ASPES e Comune. Un gioco di squadra efficace che si basa su un'azione di prevenzione e contrasto in vista dell'arrivo dell'estate e di conseguenza delle alte temperature che favoriscono il proliferare del fastidioso insetto caratterizzato da un'elevata aggressività nei confronti dell'uomo. È importante che tutti i cittadini ci aiutino in questo e quindi cerchino di contenere di evitare il più possibile i ristagni di acqua nei propri terrazzi e nei propri giardini, perché solo cercando di evitare e di rendere più difficile la schiusa delle uova, allora così, solo così potremo cercare di contenere questo fenomeno fastidioso per tutta la cittadinanza. Sul fronte della prevenzione, gli addetti incaricati da ASPES provvederanno ad iniettare nelle oltre 18.000 caditoie pubbliche un prodotto larvicida che non agisce per via chimica ma fisica, che una volta applicato forma una sorta di pellicola che uccide le larve per asfissia. Il ciclo preventivo prevede dagli 8 ai 10 passaggi tra maggio e ottobre e saranno applicati anche in altre aree. Il prodotto che useremo è un prodotto naturale che, come dicevo, impedisce la schiusa. A questo aggiungiamo che faremo anche azioni adulticide mirate in alcuni parchi cittadini, quelli più frequentati, quelli dove ci saranno insomma bambini piuttosto che adulti durante il corso dell'estate in occasioni particolari. Aggiungiamo anche che ASPES, gestendo le nuove farmacie comunali di Pesaro e la farmacia comunale di Gabicce, sta facendo un'operazione di scontistica legata ai prodotti repellenti per le zanzare. Anche quest'anno faremo il 20% di sconto ai cittadini che ne vorranno usufruire sulla vendita di spray repellenti per anti-zanzara. La zanzara tigre è un fenomeno endemico che non si debellerà più, ma che con l'aiuto di tutti possiamo combattere alleviandone di molto gli effetti. Serve l'aiuto di tutti, servono le buone prassi, quindi evitare tutto quello che può, che permette di il proliferare delle zanzare, quindi, e vedremo che insieme potremo riuscire a fermare questo fenomeno che purtroppo esiste e che è molto fastidioso.